I dipendenti dell'Agenzia delle Entrate hanno manifestato oggi a Milano chiedendo un maggior riconoscimento del proprio lavoro. Un lungo corteo è partito dalla sede regionale dell'ente e ha raggiunto la prefettura. Protestiamo alla direzione nazionale dell'Agenzia delle Entrate, quindi il mancato riconoscimento economico. Stigmatizziamo, diciamo, la lentezza nell'assestamento degli organici, perché soprattutto in Lombardia abbiamo una carenza sempre cronica di personale, cioè il personale viene assunto, formato e 3 giorni dopo scompare. La rivendicazione avanzata dai lavoratori di Milano verte sulle progressioni economiche che naturalmente sono atte a riconoscere l'impegno professionale che Milano e la Lombardia hanno dato in questi ultimi anni rispetto al problema paese e al rilancio anche dell'economia, perché la lotta all'evasione fiscale è senz'altro un elemento indispensabile per poter rilanciare l'economia nel paese. La massiccia partecipazione al corteo testimonia la voglia dei lavoratori di farsi sentire. C'è forte malumore e preoccupazione. La preoccupazione nasce dalla difficoltà di una città complessa come Milano, ma soprattutto vedersi sempre sfuggire il riconoscimento professionale. E poi ovviamente il carico di lavoro rimane sempre tale, quindi si vive in sofferenza, in agonia ed in ansia. Questo in alcuni casi ha comportato anche, diciamo, riflessioni da un punto di vista anche sanitario. I sindacati rivendicano i risultati ottenuti grazie alle professionalità interne all'agenzia. L'ultima rilevazione relativa al 2016, l'agenzia nel suo complesso totale nazionale ha incassato qualcosa come 19 miliardi e questo ha fatto sì che i vertici abbiano applaudito al risultato sfidante che è stato raggiunto. Peccato che di questo risultato sfidante i lavoratori dell'agenzia non hanno avuto i giusti riconoscimenti. Nell'area metropolitana milanese i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate sono circa 3.000.